vita è caratterizzata dallo stupore per la propria stessa esistenza. Non capiscono come essi, così incapaci e impotenti nei confronti dell'oggettività, possono continuare a vivere ed esistere. Attraverso questa impotenza e questo stupore, guardano la storia della loro città e si stupiscono come abbia potuto vivere, esistere, prosperare, espandersi. Da questa impotenza, costoro elaborano un concetto, il concetto di provvidenza. Certamente, essi affermano, gli dèi provvedono al benessere della città. Così essi trasformano gli dèi in esseri il cui scopo del loro esistere è provvedere all'esistenza degli abitanti di una città, al suo espandersi e al suo progredire. Questi individui non scorgono la fatica del servo, non scorgono l'impegno dell'uomo nel trasformare le merci in prodotti, non vedono la volontà, l'impegno costante, il valore degli esseri umani, non vedono la grande quantità di energia emanate dai singoli abitanti della città, non vedono le azioni che costoro intrattengono col mondo circostante, non scorgono nelle loro azioni la presenza di Venere, Saturno, Marte, Giove, Tellus, Cerere, Liber Pater, Quirino, Lara, Carna, Giano, eccetera. Non scorgono come questi esseri umani che vivono attorno a loro sono l'incarnazione della divinità di cui essi vanno blaterando, decantando nelle doti. Giano non avrebbe fatto sgorgare la fonte se gli esseri umani da proteggere non fossero stati a loro volta Giano, non stessero agendo per fondare il loro futuro. Soltanto agendo, soltanto lavorando si può essere delle divinità. E questo Cicerone non poteva vederlo. Infatti, il concetto provvidenza entrerà pesantemente nel concetto cristiano. Bene, questa era la lettura del concetto di provvidenza dal Sentiero d'Oro, in cui si condanna naturalmente Cicerone, anche perché un po' io ce l'ho a sangue col signor Cicerone. In una notte ha preso la gente e gli ha mozzato la testa perché non si scoprisse come egli stava tramando contro la città. Lo so che ci sono tutta una serie di interpretazioni in giro, però ognuno ha la sua interpretazione. Bene, allora vediamo un attimo questo, chi di spada ferisce, di spada perisce. Dice Matteo. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, stese la mano, trasse fuori la sua spada, colpì un servo del sommo sacerdote e gli mozzò un orecchio. Allora Gesù gli disse, rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prenderanno la spada periranno di spada. Perfetto, allora chi di spada ferisce, di spada perisce. Ma aggiunge ancora Gesù, credi forse che io non possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito qui più di 12 legioni di angeli? Come dunque si adempierebbero le sacre scritture secondo le quali bisogna che avvenga così? E questo è il punto centrale. Chi blocca il mio braccio, chi vuole tagliare il mio braccio, che io ho tagliato il braccio dell'altro che voleva ammazzarmi e che mi sono difeso, è uno che può chiamare 12 legioni, non è uno qualsiasi. Ed è importante sapere questo. Vediamo un attimino. Cioè, è importante sapere questo. Perché motivo? Perché dire chi di spada ferisce, di spada perisce, è una giustificazione del più forte per colpire il più debole. Se non fosse così, se non fosse così, nessuno può chiedere giustizia nei confronti del più forte. Quando mai il più forte è stato condannato in sé? È stato condannato quando diventava debole. Per cui qual è la contraddizione in termini? Vediamo un attimino. Pronto? Sì? Ma che merda stai spandendo per Benissimo, abbiamo sentito un altro merdoso, eh? Merda per merda a casa mia. Anzi, se qui addirittura occhio per occhio, dente per dente. Bene. Dunque, soltanto il più forte può fare la vendetta nei confronti del più debole. E il problema reale. Pronto? Il problema reale a questo punto è un altro. Il problema reale non è l'innocente che deve essere difeso, ma è l'indifeso che non deve essere prevaricato. E infatti che questa sia una stortura, vediamo un attimo. Pronto? Sì? Ho sentito la trasmissione prima. E il problema reale è che accidenti, adesso ho perso anche il conto, va bene.
Il Vangelo di Matteo è un Vangelo che è scritto Il Vangelo di Matteo è un Vangelo che è scritto all'interno della comunità cristiana che si sta formando. È un Vangelo che è stato fatto per dircela fra di noi, cioè una piccola setta in pratica da sola all'interno di Gerusalemme si stava costruendo delle stupidaggini con le quali affrontare il resto della società. E questa battuta non viene più ripresa. Infatti noi in Marco questa battuta non la leggiamo assolutamente. Quando viene catturato Gesù, un giorno in mezzo, dunque, vediamo un attimino cosa dice Marco. Dice: sì, allora gli misero le mani addosso e lo catturarono. Uno dei presenti, sfoderata la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli portò via un orecchio. Gesù disse loro: attenzione, vi siete mossi come contro un ladro con spada e bastone per catturarmi. Ogni giorno ero in mezzo a voi, insegnando nel tempio. Dunque, tanto non rimprovera chi gli ha tagliato l'orecchio, non gli riattacca l'orecchio e rimprovera chi tenta di catturarlo. Andiamo avanti ancora. Andiamo avanti e in Luca ce la leggiamo sta storia. In Luca, quando Gesù viene catturato, vediamo un attimino dove diavolo è. Quando viene catturato, siete venuti con lance e bastoni contro di me, come un brigante. Quelli che gli erano attorno, vedendo cosa stava succedendo, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? Uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli portò via l'orecchio destro. Ma Gesù disse: Lasciate, basta. Poi, toccato l'orecchio dell'uomo, lo guarì. Poi Gesù disse ai gran sacerdoti, agli ufficiali del tempio e agli anziani che erano andati contro di lui: Siete venuti con lance e bastoni. E anche qui non abbiamo chi di spada ferisce, e non l'abbiamo nemmeno in Giovanni. In pratica, cos'era questa storia di chi di spada ferisce? La storia era dovuta al fatto che la piccola setta minacciava gli altri che se li avrebbero toccati di spada avrebbero reagito. Per cui è una battuta molto terroristica, è una battuta molto vile. E nessuno degli altri evangelisti l'hanno presa. Però viene insegnata ai bambini, viene inculcata fin da bambini piccolissimi e gli si impedisce ai bambini di sapere all'interno di cosa questa cosa viene detta. Vediamo un attimo. Pronto? Allora, cos'è che significa questo? Significa che certe battute che noi facciamo, tipo quella nessuno è profeta in patria, che anche questa è riferita a Gesù, bisogna andarci a vedere in che contesto vengono fatte e vengono dette, perché la distruzione. Pronto? La distruzione del divenire umano, la distruzione degli esseri umani, viene calcolata, viene costruita appositamente, viene imposta, cioè c'è un lavoro fortissimo. C'è un lavoro fortissimo per distruggere quello che è il lavoro degli esseri umani. E questo lavoro è ferocissimo e viene imposto a bambini quando ancora non sono in grado di difendersi. È importante questo perché la magia nera può funzionare soltanto sulle persone indifese, non può funzionare sulle persone che determinano se stesse. Pronto? Cura magia nera, cretino. Benissimo, avete sentito i cristiani come praticano la magia nera? Questo è un esempio di magia nera. Qual è l'effetto di questa affermazione? Se io avessi i roghi con cui bruciarti, ti brucierei. Cioè io non sono in grado di affrontarti perché so che sono un bugiardo, so che sono un vigliacco. E allora, non essendo in grado di discutere, di affrontare quali sono le cose, per distruggere il divenire umano agisco in questi termini. E questo è un atto di magia nera, che essenzialmente è rivolto verso questa persona. Cioè questa persona ha distrutto il proprio divenire. Dopodiché deve distruggere ogni tipo di divenire perché solo la distruzione di ogni tipo di divenire gli consente di riabilitare se stessa. Ricordiamoci questo.
Chi usa la volontà e le proprie determinazioni per espandersi nel circostante, chi riesce a percepire il circostante come essere vivente, può espandersi. Chi invece ha distrutto se stesso, deve per forza costruire la distruzione, perché questa è l'unica forma con la quale può affermarsi. Il potere di avere è un potere necessariamente distruttivo nei confronti di ogni determinazione di se stessi. Il potere di essere, invece, è un potere costruttivo. Bene, vediamo un attimo. Intanto, chi insulta adesso? Pronto! Molto bene. Molto bene, visto che abbiamo un po' di spazio, vorrei leggervi dal Fedone. Voi sapete benissimo che il cristianesimo promette la salvezza, no? Cioè, quello che vi è stato insegnato è che il Gesù di Nazareth è arrivato per promettere la salvezza alle persone. In cosa consiste la salvezza? Dal momento che ogni concetto che queste persone sviluppano è un concetto di morte, e dopo la morte non esiste niente, il concetto di salvezza non è altro che la promessa della resurrezione della carne che fa il Gesù di Nazareth. Vediamo chi insulta adesso. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Comunque le sta parlando circa su il divenire, no? Sì. È molto simile alla tradizione verso l'Indù, verso il buddismo, circa. E meditazione trascendentale, cose simili, no? O sbaglio? Non so cosa lei abbia afferrato, no? Scusi, pronto? Sì? Pronto? Mi senti? Sì, lo sento. Perfetto. No, bisogna vedere cosa hai afferrato, secondo te, cosa tu hai recepito, no? Cioè, esistono delle cose che sono similari, ma non sono le stesse cose. Cioè, io sto parlando di paganesimo e di stregoneria. Capisci? Per cui il paganesimo e stregoneria comprende tante cose, comprende la vita umana. Sì, all'incirca più o meno quello che ho detto, più o meno. Sì? Verso quello. Va bene. Sarebbe, vediamo un po' come si può spiegare, un attimo. Trovare il proprio sé all'interno e espanderlo verso l'assoluto, diciamo, circa. Sì, solo che non c'è un assoluto, c'è un circostante. Sì, l'assoluto, no, ma intendo come assoluto, come parola, perché si deve cercare all'interno del proprio sé, del proprio io, all'interno, eliminando l'ego e cercando l'espansione pura. Ma ci sono delle cose su cui c'è da discutere, quello che stai dicendo. Cioè, io forse ho capito come lei dice, però la costruzione filosofica che stiamo facendo è un po' diversa da questa, Sì, sì, ma all'incirca si assomiglia moltissimo comunque. Va bene. Grazie. Prego. Grazie, ciao. Quello che ci ha detto sto signore, in realtà, è un'altra cosa che però è la stessa cosa. Cioè lui dice, noi ci espandiamo verso l'assoluto. No, noi ci espandiamo verso il circostante. Capisco quello che lui dice. Cioè, quello che lui dice, l'assoluto è tutto ciò che esiste. Cioè, tutto ciò che esiste è assoluto. Però in filosofia l'assoluto è il Dio, cioè è il creatore. Mentre invece c'è un concetto, c'è una costruzione filosofica in cui l'esistente si trasforma per arrivare a Dio, cioè per ritornare all'origine. In realtà questa non è la nostra costruzione. L'essere, ogni essere, si espande nel circostante. Se vogliamo intendere il circostante come assoluto, vogliamo usare il termine circostante anziché il termine assoluto o viceversa, allora possiamo anche essere d'accordo. Un'altra cosa, non è che troviamo un io che abbiamo dentro e distruggiamo l'ego, noi usiamo il contrario, cioè espandiamo anche l'ego. Cioè, l'ego è una parte di noi stessi, del nostro modo di vivere, il nostro modo di cercare la soddisfazione dei bisogni. E noi vogliamo soddisfare i nostri bisogni, noi vogliamo espanderci attraverso questo. La coscienza di sé non è separata dalla soddisfazione dei bisogni e dall'ego, ma è in relazione stretta con essa. È chiaro che ogni volta che io soddisfo un bisogno, quel bisogno può catturarmi. Cioè, se io pratico il sesso solo per il sesso, per il gusto del sesso, a un certo punto nel sesso posso anche andare fuori di testa. Allora, una pratica che può costruire me stessa, che può costruire me stesso, che può costruire la mia coscienza, la mia consapevolezza,
può diventare anche una pratica distruttiva, come l'astinenza, l'astinenza assoluta che genera allucinazioni, che genera anche degli accumuli di energia, però l'astinenza assoluta genera la distruzione dell'individuo. Cioè, questo che voglio dire, non è la rinuncia dell'ego o la rinuncia dei bisogni o delle rinunce che portano a trovare qualcosa in noi stessi, ma siamo sempre noi stessi. È come se io dicessi liquido, acqua, H2O. Cioè, sia il termine liquido, sia il termine acqua, sia il termine H2O mi danno la stessa cosa. E chiaramente ho un livello di approfondimento e di precisione man mano che uso i termini, però ho sempre la stessa cosa. Per cui io ho sempre la stessa coscienza, la coscienza di sé, la mia coscienza, mentre cammino verso il sé, mentre cammino verso l'assoluto alla fine del mondo, cioè la fine del mondo, che però non è l'assoluto che esiste, è l'assoluto che esisterà, che l'esistente costruisce. Però ho sempre me stesso, ho sempre la mia coscienza. Nelle teorie orientali questo è giocato in maniera un po' diversa. Vediamo un attimino. Pronto? Scusa Claudio, dimmi, ciao. Intervengo ancora Giampaolo. Sì, sì, sì. Forse il tuo è proprio il vivere nel circostante in maniera immediata e immanente, nel senso fuori del tempo, quindi oltre l'illusione, tu vivi in maniera molto semplice, questa è un'interpretazione mia, in maniera equilibrata nel circostante e vai senza speculazioni cervellotiche che non servono a niente, vai a toccare la realtà che è un tutt'uno. Esatto. Forse è questo. Può essere questo. Varie interpretazioni si può dare, ma poi in sintesi è sempre il vivere in equilibrio in maniera semplice a contatto di quello che ti sta vivendo, certo, tutto il circostante. Certo. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. In realtà quello che sta dicendo Giampaolo è vero. Noi abbiamo la cipolla, no? La cipolla è un frutto, un tubero, un bulbo fatto a sfoglie, no? Se noi cerchiamo l'essenza della cipolla, cosa facciamo? Cominciamo a levar via le varie foglie della cipolla. Alla fine non ci resta niente, cioè abbiamo sempre foglie più piccole, ma abbiamo sempre foglie. Però in qualsiasi istante che noi facciamo abbiamo sempre la cipolla. Cioè l'essenza della cipolla in realtà l'abbiamo in mano. E nell'induismo c'è il termine Maya che sta a indicare l'illusione, no? E nell'induista, anche nei buddhisti, troverete la necessità di liberarsi dall'illusione. Ma dopo l'illusione c'è un'altra illusione, e dopo l'illusione c'è un'altra illusione ancora, e dopo l'illusione c'è un'altra illusione ancora. Alla fine, che sarà sempre un'illusione, noi abbiamo vissuto. Cioè, in realtà, noi dobbiamo vivere. E anche se viviamo in un'illusione, noi dobbiamo comunque cercare di espandere noi stessi, espandere la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, il nostro sapere. Dobbiamo comunque dilatarci nel mondo. E non dobbiamo illuderci. Quando noi diciamo chiamare le cose con il loro vero nome, dobbiamo approfondire i meccanismi all'interno dei quali viviamo. Bene, vediamo chi insulta adesso. Pronto? Sì? Sono Gabriele. Dimmi Gabriele. Tutto sopporto, tutto. Ma quello di male di Gesù Cristo proprio, questo qua non me va mica giù. Cosa? Non ti va giù? No, se mi vado seduto, guarda. Cos'è che non ho capito, scusa, non ho capito, cos'è che non ti va giù? Non mi va giù perché per me Gesù Cristo è l'esempio vertice che si è esistito su questa terra. Che mi frega a me? A me l'esempio vertice sono quelli che hanno denunciato sui errori in nome di Gesù. Errori? No, non sono errori, sono indicazioni del Gesù. Gesù ha indicato di distruggere la gente e non si metteva in ginocchio. Bisogna questo credere qui che c'è l'autorità. Che No. Gesù è indicato come il figlio di Dio e il termine assoluto. Per cui quello che ha detto Gesù è dogma. Gesù dice bruciate le persone che non si mettono in ginocchio. Se sei in ascolto, ti leggerò un passo del Vangelo, ok? Qual Vangelo? Come te l'abbia fatto ti guardo? No, ho qui il Vangelo, ho qui la Bibbia ufficiale. Uno che dice di amare i nemici, certamente. No, non ha mai detto una puttanata del genere, dai. Non dice. Dai. Trovala. Adesso ti dico qualcosa, ciao. Ciao. Un attimo, vediamo un attimo cosa leggo al nostro amico. Io leggo dai Vangeli ufficiali e le cose reali. Le cose reali sono quelle che sono scritte sul Vangelo, sono quelle che si insegnano ai bambini, sono quelle che si insegnano agli adulti. È chiaro che, avendo scritto una tonnellata di robe,
ognuno poi pesca quello che gli fa comodo. Il problema è un altro. La mattina dopo tornati in città, Gesù ebbe fame. Ciao. E visto un fico lungo la strada, gli si avvicinò. Ma non trovandovi altro che foglie, disse: da te non nasca mai più frutto in eterno. E subito il fico si seccò. I discepoli nel veder questo rimasero stupiti ed esclamarono: come mai questo fico si è seccato all'istante? Gesù rispose dicendo loro: in verità vi dico, se avrete fede e non esiterete, farete non solo come è stato fatto a questo fico, ma quando anche diciate a questo monte: levati di là e gettati in mare, sarà fatto. La stessa cosa troviamo grosso modo in Marco, mentre Luca, siccome non è uno scemo, siccome sa benissimo che una cosa del genere letta ai greci, come minimo lo spernacchiano, allora trasforma questo fatto di Gesù in una parabola dove un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercare il frutto ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono già 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo, taglialo. Perché deve occupare il terreno inutilmente? Il vignaiolo rispose: signore, lascialo ancora quest'anno, dammi del tempo, scavar tutto intorno, mettergli del concime, se farà dei frutti bene, se no lo ammazzi. Allora, il problema è questo. Quello che si insegna alla gente è una cosa, quello che si pratica nelle scuole di teologia è un'altra. Noi abbiamo la distruzione del divenire umano dal 400, dalla condanna a morte dei pagani, ai roghi dell'eresia. Tutto questo è avvenuto per ordine di Gesù. Gesù è stato messo sulla croce nel tentativo di fare un colpo di Stato. È stato condannato per quei motivi, stando ai Vangeli ufficiali. Per me non è neanche esistito come persona, è esistito un 50 di anni prima di quello che hanno scritto. In realtà c'è un mescolamento di dottrine. Ma al di là di questo, stando ai Vangeli, è stato messo sulla croce per un tentativo di colpo di Stato. E il tentativo di colpo di Stato è la cacciata dei mercanti dal Tempio. In realtà ha detto: il Tempio è mio e voi vi mettete in ginocchio e fate quello che io vi dico. E vi mettete in ginocchio. E tutto questo è la dottrina di Gesù. La dottrina di Gesù è stuprare le persone e metterle in ginocchio e costringerle a inginocchiarsi. E c'è una sola persona che è importante, è Gesù, purché le persone si mettono in ginocchio da Gesù. E se ti vuoi ti leggo almeno altri 50 passi del Vangelo. Quello che si vende poi alla gente per metterla in ginocchio è un discorso. Infatti, questo passo che ti ho letto di Matteo, la fede smuove le montagne, che poi viene usato come questa battuta, viene usato per esempio anche da Stirner, quello che scrive L'Unico, un anarchico per esempio. Nel suo Unico dice: ecco, vedete, se voi avete fede, se voi siete decisi nei vostri compiti e nelle vostre cose, la vostra decisione smuoverà le montagne. In realtà la sua è una interpretazione da poveraccio. È un'interpretazione da poveraccio, perché quella di Gesù è soltanto una battuta arrogante. Nel senso che se tu hai fede, se tu ti metti in ginocchio con me, anche queste montagne, cosa sono le montagne? Sono dei pezzi di terra, si puoi pigliare e buttare il mare, puoi saccheggiare il mondo. Basta che tu hai fede, se tu hai fede puoi distruggere tutto. E ricordiamoci che tutta l'attività cristiana ha potuto saccheggiare il divenire umano, distruggere la medicina antica, distruggere il sapere, distruggere la conoscenza, perché tanto la fede sistemava tutto. Questa è aberrazione. Il Gesù di Nazareth, come scritto nei Vangeli ufficiali, è solo un delinquente che doveva essere attaccato. È un bugiardo, è un pazzo. È lui che dice: io verrò sulle nuvole prima che questa generazione finisca. Lo ha detto lui. Se uno viene qua a dirmi che lui scende con suo padre, a destra di suo padre, prima che passi la generazione, lo pigliano e lo mettono in manicomio. Tanto per essere chiaro. Vediamo chi insulta adesso. Pronto? Dunque, Il problema vero è che le cose vanno lette per quelle che sono. So benissimo che sta sul cavolo che attacchi Gesù. Perché questo? Perché quando la pulsione di morte si impadronisce degli individui, esiste un scalare. Cosa significa scalare? Se io non riesco a vivere bene, è colpa del capo, è colpa del sistema sociale, è colpa del prete, è colpa del papa, è colpa di quello che è su. Alla fine è colpa di Gesù o colpa di Dio. Bene, Dio e Gesù sono le ultime persone che non si toccano. È possibile attaccare chiunque
attaccare anche il Papa, ma non è possibile attaccare Gesù, non si è mai permesso. Mi dispiace, ma c'è una sentenza precisa della Corte Costituzionale che dice essenzialmente che si può bestemmiare contro tutte le immagini della Chiesa cristiana, meno che il nome di Dio. Bene, la Chiesa cristiana cattolica non ha un nome al suo Dio. Infatti è allo studio di inventarsi un nome, credo Yahweh senza le lettere, una cosa del genere, perché altrimenti chiunque può dire Dio boia, tanto il nome Dio è un nome generico che non significa assolutamente niente. Infatti i musulmani hanno il Dio che ha un nome, le altre religioni ai loro dei hanno un nome. La religione cristiana è talmente arrogante, talmente pazza nella sua formulazione, che addirittura non c'è neanche il nome a Dio. E il nome ebraico di Dio è stato letteralmente cancellato storicamente, e il termine Dio è sinonimo dell'assoluto, l'assoluto davanti al quale mettere in ginocchio le persone. Ricordiamocelo questo. Ed è stata un'operazione trascendentale per distruggere il divenire umano. Chiaro che sta sul cavo, sta sulle scatole. Perché? Perché piuttosto che prendersi nelle proprie mani il proprio divenire, si è disposti ad accendere i roghi, si è disposti a distruggere le persone, si è disposti a non studiare. Ricordiamo che Gesù è ignoranza fatta persona, legge i Vangeli, tant'è che lui rimprovera gli altri di non riconoscere la sua sapienza, la sua conoscenza, che non ne ha. Questo è il bello. Addirittura da quello che si deduce dai Vangeli non sa neanche né leggere né scrivere. Io lui insegnava nei templi, è stata una cosa messa là ad imitazione della tradizione greca, per cui sono delle cazzate in mani immense, cioè la stessa figura, a parte il fatto che poi Gesù non è mai esistito come persona, esistono soltanto le descrizioni che sono delle operazioni politiche fatte dagli evangelisti, che hanno una funzione ben precisa, quella di distruggere il divenire umano. Purtroppo siamo ancora costretti a confrontarci con quella figura, perché quella figura è stata venduta. Io qui ho degli altri Vangeli, no? Sono dei Vangeli gnostici, esattamente quello di Tommaso, Maria, il Vangelo di Verità e il Vangelo di Filippo. E questi Vangeli fanno parte più o meno della stessa tradizione, però dicono delle cose diverse. Per esempio, vi leggo dal Vangelo di Tommaso, gli dissero, vieni, oggi preghiamo e digiuniamo. E Gesù disse, che peccato ho dunque commesso? O in che cosa sono stato vinto? Ma quando lo sposo uscirà dalla stanza nuziale, allora digiuneranno e pregheranno. Cioè praticamente, ma chi me lo fa a me di digiunare e di pregare? Cioè, esistono degli altri Vangeli scritti nella stessa epoca e che sono stati ritrovati per caso, in cui si dicono delle cose anche diametralmente opposte. Vediamo chi insulta adesso. Pronto? Pronto? Sì? No, non sto insultando. Non ti preoccupare. Buongiorno Gianni. Ciao, dimmi. Senti, va bene Araglia, sì? Sì, sì. Sì, facciamo una considerazione, no? Indipendentemente dal fatto che sia esistito o meno Gesù, che corrisponda o meno le scritture dei Vangeli, che io personalmente non ci credo, insomma, diciamo, c'è, sì, non avrebbe molto senso tutta questa costruzione, insomma. Però il fatto concreto è che la gente, vero o falso che sia, questa immagine la vede positiva, e questo è da dirsi, no? Secondo me il problema non è tanto l'immagine di Gesù, e di quello che dovrebbe o ha detto, chi lo sa, se è vissuto o non è vissuto. L'importante è dell'organizzazione che strumentalizza questa immagine, cioè capire come è nata, qual è il vero, e come si perpetua, perché è un casino di tempo che sta in piedi, e qual è il suo vero interesse. Cioè, beh, la figura, cioè il quadretto Gesù, no? È una cosa che direi neanche di toccare più di tanto, perché come vedi a molti disturba, insomma, no? Quindi non è nemmeno giusto, diciamo, violentare questa idea. Quello che invece a me è una cosa socialmente rilevante è il fatto che la struttura che si è costruita strumentalizzando questa idea è una struttura di potere e per la persegue,
Certo. Cioè l'industrializzazione del bene, no? Del fare del bene, io parlo in termini commerciali, no? Il fare del bene in modo industriale, allo scopo di avere il consenso, trasformare il consenso in potere e il potere per perpetuare questo ciclo, questo è il vero problema della società. È uno dei problemi, sì. Il conflitto religioso che c'è in Russia, no? Tra ortodossi, sì, e cristiani. Una notizietta così che è sfuggita, credo, alla moltissima parte. C'è questo contrasto. Che cosa ha fatto il Papa e il Vaticano? Ha cercato e ottenuto di bloccare i fondi degli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica. Certo. Cioè, questi sono i risvolti veri della religione. Cioè, quella parte della... No, neanche della religione, se sbaglio il termine. Cioè, sì, sì, no, sei chiarito benissimo. Ecco, cioè, è la Chiesa il problema dell'Italia, dell'Occidente, capisci? E infatti non ha torto le nazioni che si sono staccate dal cattolicesimo, visto come si vede a Roma, nel Vaticano, sono le più provvedite. Non è un fatto. Sì, cioè, sì. Capisci? Certo. Ecco, questo era il punto, diciamo, più interessante. Sì, però questo che voglio dire io, no? Ogni persona, no? A seconda di quello che è e dei suoi proponimenti, ha degli obiettivi, no? Noi siamo gli apprendisti stregoni pagani. Il nostro obiettivo è quello di dimostrare come il male, no? Come la negatività dell'esistenza umana abbia un fondamento, capisci? Abbia una costruzione, sì, in una certa filosofia, in un certo modo di essere. Ti capisco. Cioè, io non faccio un'organizzazione politica per cui voglio cambiare certe cose, capito? No, ma diciamo, uno scopo bisogna averlo. Sì. Io non sono un credente, non sono né cristiano né di altre religioni. Mm. Penso, uso questo termine sbagliato, che un uomo, qualsiasi confessione, che rinuncia a una fede per abbracciarne un'altra, no? Compie l'atto più stupido che esista nel mondo, perché rinunciare a una fede significa, ha un senso se rinunci a una fede per darti alla razionalità, ma se rinunci a una fede per darti un'altra fede è la cosa più stupida, no? Perché se hai una fede tieni quella, no? Se non vuoi uscire da quel mondo. Sì, ma sono d'accordo con te su questo, condivido perfettamente. Ti ascolto per radio. Grazie, ciao. No, amico Gianni ha perfettamente ragione su un aspetto. Scusate un attimo, io non vedo Mario, per cui vado avanti e chiuderò la trasmissione quando vedrò Mario arrivare. L'amico Gianni ha perfettamente ragione su questo aspetto, però noi non siamo un'organizzazione politica, noi non vogliamo, non ci interessa attaccare il Vaticano o attaccare la Chiesa, noi ci interessa mettere in chiaro quali sono i principi su cui viene manipolata l'energia umana, su cui vengono messe in ginocchio le persone, i principi fondamentali che le persone subiscono fino a quando sono piccole per la propria distruzione. Il nostro è, noi siamo apprendisti stregoni e guardiani dell'anticristo. Io ho parlato molto poco di questa figura del guardiano dell'anticristo. Il guardiano dell'anticristo non è altro che un essere umano che prende nelle proprie mani i bisogni e le necessità dell'anticristo. L'anticristo si sviluppa all'interno degli esseri attraverso un principio fondamentale che è libertà, la libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. E attraverso questa manipolazione noi diventiamo apprendisti stregoni sviluppando il nostro potere che abbiamo dentro. Bene, premesso questo, quello che a noi ci interessa è liberare le persone dalla coercizione cattolica, cioè dimostrare alle persone come, seguendo i principi del Gesù di Nazareth, non fanno altro che distruggere il proprio divenire. Questo è il nostro compito. Per cui a noi della gerarchia religiosa ci interessa solo nella misura in cui la gerarchia religiosa pratica i principi del Gesù di Nazareth, del Dio della Bibbia. Nella misura in cui la gerarchia religiosa va contro questi principi, a noi non ci interessa già più, perché si assume in prima persona la responsabilità di quello che fa. Invece demanda la responsabilità di quello che fa agli insegnamenti del Dio assoluto, del Dio creatore. Per noi questa è una cosa da combattere. Per cui i nostri obiettivi sono in quella direzione. Poi un altro aspetto che mi interessa particolarmente,
passare da una fede a un'altra fede può avvenire soltanto, come hai detto giustamente, da una religione a un'altra religione. Però è stupido, perché se ogni religione ha un Dio creatore, tu parti dal presupposto che cambi il nome al Dio creatore, però resta un Dio creatore. Per cui cambi fede, da una fede vai a un'altra fede, è solo una questione di convenienza, di passaggi. È una cosa stupida, in effetti sono d'accordo con te. Il discorso è diverso quando dalla concezione di un Dio creatore vai a cambiare i termini. Invece di pensare a un Dio creatore, passi a un ateismo. Dici, non esiste Dio, dunque devo affrontare la vita giorno per giorno per costruire me stesso. E allora cambi già i termini. Oppure fai come facciamo noi, che diciamo che è l'esistente che costruisce l'essere assolutamente necessario. E allora cambiamo anche i termini della vita. Bene, vediamo chi insulta adesso. Pronto? Scusi. Sì? Quello che volevo dire io di assoluto è che l'assoluto siamo noi. Era solo quello che volevo intendere. Questo è importante. Questo che volevo spiegare, che è molto difficile. Sì, questo è importante comunque. Perché non sono abituato a parlare di certe cose. Non ti preoccupare. Grazie. Buongiorno. Anche questa affermazione è un'affermazione che noi sposiamo in modo totale. Dice questo radioascoltatore, l'assoluto siamo noi. Ed è vero, perché per un pagano, un apprendista stregone, la vita è un'opportunità per diventare eterno, è un'opportunità per costruire noi stessi. Cioè è un'opportunità. Per cui chiaramente se io perdo questa opportunità perché mi metto in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, distruggo questa opportunità, ho distrutto la mia via di trasformazione, ho distrutto la mia possibilità di assoluto. In realtà io sono assoluto, perché ho solo questo, non ho nient'altro, non sono relativo. Per cui sono perfettamente d'accordo con quello che afferma questo radioascoltatore. Dobbiamo considerare noi stessi come importanti, come le persone più importanti in certe occasioni. Questo non ci rende padroni delle cose, ma ci rende attenti alle cose, perché mette al centro del mondo sì i nostri bisogni, ma i nostri bisogni in relazione a quanto ci circonda. A differenza di questo, un cristiano mette ai centri i propri bisogni, i bisogni di Dio, i bisogni del suo Dio, si mette in ginocchio davanti a Dio, sacrifica se stesso davanti a Dio. Lui è relativo, è in funzione di Dio, non è in funzione di se stesso. Per cui è potere di avere, è possesso delle persone, è Dio che possiede le persone e ne fa quello che vuole. Poi vedremo in filosofia come questo viene fuori. Bene, è arrivato Mario in questo momento e io chiudo la trasmissione. Dunque, questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 15, comunque siamo sempre abbastanza puntuali. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Vi ricordo che dall'8-9 di agosto, circa 10, adesso non so esattamente quando, sarò sull'altipiano di Asiago. Se qualcuno vuole contattarmi per fare quattro chiacchiere e per berci una birra, può farlo telefonandomi a casa. E vi do il mio indirizzo, il suo Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Allora, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, se qualcuno vuole scrivere per avere dei dati, per avere qualcosa. Dunque, io adesso vi metto un po' di musica, ringrazio per avermi ascoltato, ci vediamo giovedì prossimo, ci risentiamo, e chi si offende perché io parlo male del suo Gesù di Nazareth, mi dispiace, ma io sto dalla parte di chi è stato messo sui roghi per ordine del Gesù di Nazareth, io sto dalla parte dei massacrati a Sodoma e Gomorra, io sto dalla parte dell'umanità che è stata distrutta dal diluvio universale, e chi mi lanta di aver distrutto l'umanità per mettere in ginocchio gli esseri umani, ha il mio disprezzo in termini assoluti. Bene, grazie, arrivederci e riascoltiamo.